Io mi chiamo Makako Tamerice e vivo ad Amanur già da 24 anni. 24 anni fa io ero in un momento molto bello della mia vita, cioè stavo facendo una tournée in Giappone perché sono una cantante di jazz, ero una cantante di jazz, insegno tuttora però non faccio più concerti. E allora io facevo appunto questa tournée in Giappone dove avevamo moltissimo successo ed era già la seconda volta che andavamo delle tournée lunghe e c'era la possibilità, c'era anche la considerazione, l'idea di fermarsi in Giappone e fare la vita del musicista occidentale in Giappone, dove la vita del jazzista è molto diversa da qui in Italia o anche in Europa. E allora mi ricordo che dopo un'intervista alla radio la notte non riuscivo a dormire e mi chiedevo: ma che cosa voglio io dalla vita? Che cosa sto cercando? E allora ho capito che non stavo cercando il successo, perché è così effimero, oggi c'è, domani non c'è. Certo che ci tenevo alla considerazione dei miei amici musicisti, ma anche del pubblico, chiaro, però non era quello che io volevo dalla vita. Io sentivo proprio un bisogno forte di vivere una vita vera, basata su valori veri, con gente vera, dove le cose che si facevano erano quelle vere, era quello che, dove si diceva quello che si pensava e si faceva quello che si diceva. E allora in quel momento lì io già conoscevo Damanur, ma ancora da lontano, ho detto: ma vado a vedere se effettivamente Damanur è quello che mi sembra oppure se non lo è. E allora poi ci ho ancora messo 9 mesi prima di arrivare ad Amanur, però piano piano, poi prima ho vissuto all'esterno di Amanur per vedere se effettivamente era tutto vero quello che sembrava, oppure se invece c'era qualcosa che non andava, e poi ho deciso di entrare completamente in comunità dal 93 che vivo completamente ad Amanur, e devo dire che finora io non ho rimpianto neanche un giorno di aver fatto questa decisione. Diciamo che questo mio bisogno di fare cose vere, che poi non significa che non ci siano problemi, che non ci siano conflitti, che non ci siano cose che non vanno. Certo che ci sono. Non sono sempre d'accordo con tutto quello che succede, ma penso che quello sia normale. Però quello che io veramente apprezzo tanto è che tutte le persone che vivono all'interno di questa realtà hanno fatto una scelta della vita proprio per mettere la propria crescita personale, spirituale, e insieme agli altri, al centro della propria vita, e questo crea un campo che rende molto facile anche trovare delle soluzioni a delle cose che sembrano difficili da risolvere.